Ciao. Ciao, piacere, Anita. Anita? Sì. Anita. Allora. Ciao, piacere, Anita. Cosa c'è, un CD? Sì. Di dove sei? Anita Torino? Ma proprio ti chiami proprio Anita tu o hai? Anita Caso. Allora, aspetta, eh. Anita Caso. Sì. Caso di Torino. Sì, è un caso. È un caso? Allora. Questa è una canzone che parla d'attualità, Ronnie, perché è contro la violenza sulle donne. Sì, lo so, però c'è una tale inflazione, tutti stanno facendo canzoni contro la violenza sulle donne. No, ti dico, questa qui non è proprio contro la violenza, è perché è proprio la donna che deve prendere l'uomo, no, non deve essere diminuito l'uomo, attenzione, è proprio la donna che prende l'uomo per mano e cerca di comunque non sempre stare a dire ma gli uomini fanno schifo, gli uomini sono bastardi, gli uomini no, perché ci sono uomini e uomini. Mio padre è un uomo fantastico, voglio dire, no? E perché canti? Cosa fai tu nella vita? Io faccio la cantante di professione. E come fai a vivere? Vivo, faccio la cantante da quando avevo 18 anni, ho girato tutto il mondo. Cioè? Ho fatto una vita crociera, Pacific Princess, in America, parlo 4 lingue, ho vissuto in Grecia, i miei genitori avevamo un ristorante italiano a Rodi, nella città vecchia di Rodi, si chiamava Michele Arcangelo. E ci conoscono tutti, poi l'abbiamo venduto perché i miei genitori, mia mamma ha avuto dei problemi di salute e prima che arrivasse la crisi abbiamo venduto l'attività. Perciò io ho lavorato in Grecia dappertutto, io canto in greco, parlo greco, parlo inglese, insomma giro da quando ho 18 anni. Fammi, allora cantami su questa canzone che mandiamo, ci canti sopra comunque. Ok. Non c'ho musica, magico. Tu, uomo erede del creato, io, donna del peccato, il mio peccato ha dato fine al ciclo della terra, e saranno le stelle, saranno i pianeti dell'eternità. Questa terra finirà e quel pace più non ci sarà. Chiederò all'infinito immenso, al Padre porterò il mio pentimento. Sempre presente sarò.
all'infinito immenso. Al padre porterò le mie delusioni. È una canzone bella, una canzone dove sembra quasi ecclesiale, sembra quasi una canzone da chiesa, una canzone da un musical, stanno scrivendo anche. Sì, è vero, perché dobbiamo fare un musical che parla appunto di quello che io ti dicevo, ma non per discriminare gli uomini, attenzione, no, assolutamente no. Per far sì che, secondo me, le donne devono prendere atto di questa cosa e cercare di prendere un po' più le redini in mano, ma non per superare l'uomo, anche perché io penso che la donna è già avanti, noi siamo quelle che partoriamo gli uomini, noi diamo già la vita e più di così non penso, perché queste cose, io di più, tu di meno, non, queste cose non trovo che siano giuste. Allora, guarda, io ti auguro di realizzarlo questo musical. Sì. Lo posso tenere? Devi, grazie. Grazie mille. Grazie. Un bacio grande, Ronny, sei una persona umile, veramente. No, tu sei importante perché tu canti da tanto tempo e hai reso felice a tante persone. Chi nelle crociere, chi da una parte o dall'altra, hai cantato in varie lingue. E certo. Quindi sono... Com'è stato, Ama? Sta bene, tutto bene. E bene, la mia famiglia è il mio punto fermo, veramente. Ok. Grazie. Ti voglio bene. Ciao, bambina. Anche io. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao.